Io sono Michele Rec, in realtà, cioè Zero Calcare, immagino che è molto più conosciuto il nome Zero Calcare che non Michele Rec. Faccio i fumetti e ho un blog nello specifico che è zerocalcare.it, che cerco di aggiornare circa una volta ogni 2 settimane, e poi con una serie di fumetti che mo sono usciti in libreria e che magari qualcuno si è letto, non lo so. Il mio rapporto con i videogiochi in generale è un rapporto di adorazione, nel senso, ma di adorazione non nel senso da fanboy soltanto, cioè a me sulla mia vita hanno proprio avuto un effetto benefico i videogiochi in generale, perché sono stati anche uno strumento di socialità, diversamente da quella che è pure la percezione comune del videogioco, in cui magari i genitori ti dicevano no, stai tutto il giorno chiuso ai videogiochi invece andare a giocare con gli altri. In realtà nella mia esperienza i videogiochi sono la cosa che mi ha fatto giocare con gli altri, nel senso che tra i pomeriggi più belli che io mi ricordo eccetera erano quelli in cui andavamo tutti a casa di quello che c'aveva il Mega Drive a fare i tornei, era forse l'unica situazione in cui ci stavamo tutti insieme, oppure quando facevamo Sega a scuola andavamo tutti insieme in sala giochi. Cioè in realtà anche le cose sociali della mia adolescenza, che io di cui ho un ricordo migliore di infanzia e adolescenza, sono legate ai videogiochi, quindi la mia esperienza è proprio il contrario del videogioco, visto come fonte di alienazione, anzi come fonte di aggregazione. Io dentro al primo libro che ho fatto ho scritto che i fumetti, che i videogiochi, scusate, erano l'unica vera forma di democrazia rimasta in Occidente, perché in qualche modo pure essere grasso, ciccione o quant'altro, poi nei videogiochi potevi sfidare un po' tutti e poi stava alla bravura quanto erano veloci le dita, quanto c'avevi il tunnel carpale o meno, se riuscivi a andare avanti, a battere gli altri, eccetera. Questa cosa non lo so più se è verissima, ma in realtà io ho una percezione che non è più quella dell'autore scelte del videogioco. Io anche quella dimensione sociale un po' l'ho persa rispetto a come gioco eccetera, quindi magari ci sono delle cose che non vivo più nella stessa maniera, quindi può essere che c'è una percezione falsata. Sicuramente io mi ricordo, io compravo un gioco anche su PlayStation 1 e cioè quel gioco mi durava un sacco di tempo e rappresentava proprio una sfida in qualche modo, su cui poi non c'erano il periodo in cui le soluzioni te le dovevi cercare sulle riviste di videogiochi, nelle ultime pagine dovevi aspettare che uscisse, se ti eri bloccato su un punto, che uscisse la soluzione di quel gioco su quella rivista, quindi era una roba veramente molto, era un calvario insomma finire un gioco. Adesso io in realtà con la Xbox 360 di giochi ne ho comprati pochi, perché poi ho pure poco tempo per giocarci, però quei pochi che ho comprato di fatto li ho cominciati, ci sono stato un giorno, 2 giorni, al terzo giorno al massimo erano finiti insomma, in maniera abbastanza lineare, senza mai trovarmi un, cioè non dico un rompicapo vero e proprio, ma manco in qualche modo una sfida per niente, è un modo, vai avanti e lo esaurisci insomma. Quindi in realtà io questa cosa l'ho un po' persa, però magari è anche vero che forse i pischelli di oggi invece se la vivono ancora così, io non lo so, ma quanto la mia vecchiaia ormai influenzi questa cosa. Con i videogiochi in realtà è stato traumatico, nel senso che io c'ho soltanto i Jet Tiger prima, che non erano veri e propri videogiochi, erano quelle robe un po' caserecce della GIG eccetera. Mio nonno finalmente decise di comprarmi un videogioco e mi fece scegliere tra 2 pagliuzze, una più corta e una più lunga. Se io pigliavo quella più lunga mi comprava il Nintendo 8-bit, che io bramavo tantissimo, se pigliavo quella più corta mi pigliava il Game Boy, e in realtà io estrassi la più lunga.
lunga, quindi mi spettava il Nintendo. E mia madre, arbitrariamente, con una crudeltà senza pari, di cui io ho un'ingiustizia che ancora continua a vivere con dolore che io rinfaccio continuamente, disse: no, il Nintendo non glielo compri, gli compri il Game Boy, perché con Nintendo si cieca gli occhi, quando è evidente che mi cieco molto più gli occhi su una cosettina piccola così in bianco e nero. E invece io ho visto Game Boy, e in realtà fino al Super Nintendo, comprandomi da un'amica di famiglia tedesca, perché mia madre non voleva comprarmelo, io non ebbi mai una console fino a quel momento là, e quindi soffri tantissimo di questa cosa. Un saluto a Insercoin in generale, a chi ancora sta in fissa con i videogame, pure se per alcune cose il loro tempo sembra essere passato, almeno per quelli che mi ricordo io, però... Sometimes I'm afraid to die.